È stato il nuovo arcivescovo di Siracusa, Monsignor Francesco Lomanto, a concelebrare il rito funebre per Monsignor Paolo Gallo, scomparso sabato mattina all'età di 88 anni. Il rito liturgico si è celebrato nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, che per 27 anni è stata la casa spirituale di Monsignor Gallo. Con l'arcivescovo Lomanto anche il parroco Don Gaetano Silluzio e l'arcivescovo emerito di Siracusa, Monsignor Giuseppe Costanzo, che nel 1993 lo aveva destinato alla guida della parrocchia di San Metodio. Monsignor Gallo era un uomo di preghiera, come raccomandava l'apostolo Paolo: pregate incessantemente. Qualcuno lo ha definito in questi termini molto semplici ed efficaci: grande uomo, grande sacerdote, grande cuore. La spiritualità mariana di Monsignor Gallo, dalla Madonna, ha imparato a custodire nel cuore la parola e a meditarla assiduamente.